Si riparte dalla compattezza di squadra mostrata nelle prime due partite della nuova gestione, progressi naturalmente da confermare. Ora bisognerà migliorare la proposta per esaltare le qualità degli attaccanti. All'Adriatico Lentella tra le delusioni del girone B. Out Pellacani e Masala, a disposizione Aloy, ma attenzione a Meazzi che ha senza dubbio caratteristiche diverse. In grado di giocare tra le linee, l'ex Lentella potrebbe essere di aiuto contro una squadra come il team di Gallo che fa della solidità quarta migliore difesa, la sua caratteristica peculiare. Si potrebbe per questo teorizzare in fase di sviluppo un triangolo rovesciato con Squizzato e Dagasso coppia di mediani e appunto Meazzi in posizione più avanzata, pronto a dialogare con i compagni del reparto d'attacco. In realtà opzione plausibile più in corso d'opera, così come l'impiego di Vergani. Dunque assai probabile la conferma dell'11 delle ultime due uscite. Plizzari, Trepali, in difesa Floriani, Brosco, Mesic e Milani, a centrocampo Dagasso, Squizzato e Aloy, davanti Merola e Accornero, più vicini all'area ospite, a supporto di Cuppone. Entella senza Casarotto e Granata, entrambi infortunati. 41 punti in classifica, di cui 39 in 30 gare con Fabio Gallo in carica dalla quinta giornata, dopo l'esonero di Gennaro Volpe. Come detto, quarta migliore difesa del girone, 32 gol, ma quarto attacco meno prolifico, 31 reti, di cui soltanto 8 in trasferta. Fuori casa in tutta la Serie C nessun'altra ha fatto peggio. Sistema di gioco 3-5-2, probabile 11, De Lucia tre pali, in difesa Manzi, Bonini e Parodi. Sulle fasce l'ex Zappella e l'avezzanese Stefano Di Mario, classe 2004. A centrocampo Lipani, Play, Mezzeali, Peterman e Corbari, capocannoniere De Liguri con 7 gol. In attacco il tandem Giovannini-Montevago, il tecnico Fabio Gallo. Pescara è una squadra che gioca sicuramente per caratteristiche proverà ad avere il palleggio magari lasciando gli spazi. Noi lì dobbiamo essere bravi, non come abbiamo fatto l'altro giorno contro la Juventus, a sfruttare le occasioni che riusciremo a crearci. Ai playoff, meno di un anno fa, l'ultima affermazione del Pescara, che però in gare di campionato non batte i Liguri all'Adriatico dal 2015, allenatore Massimo Oddo. Nelle immagini le reti di Memusciai di testa e di Gianluca Lapadula, assistito da Alessandro Bruno. L'anno precedente, 4 ottobre 2014, il primo confronto con la matricola Entella appena promossa in Serie B, finisce 4-0, espulso Rinaudo, testata ai danni di Pippo Riccardo Maniero, pomeriggio da ricordare per il centravanti biancazzurro che realizza 3 gol. Questo fraseggio reiterato scatta il pressing del Pescara. Attenzione al numero 4 Volpe, palla indietro ancora per Russo, incredibile lo svarione, Maniero rete, il terzo gol, il cadeau di Russo al minuto 14 nel corso della ripresa, 3 gol di Maniero. Pasquato 16 metri, il destro rete, 4-0, all'altezza di 18 metri per essere più precisi. Arretrato troppo la retroguardia ligure, destro incrociato molto bello, chirurgico da parte di Cristian Pasquato. Nulla da fare per Paroni. Quindi una sfilza di pareggi, ben 4 consecutivi, 2-2 il 19 settembre 2017, gioiello di Capone a raddoppio di Brugman, ma negli ultimi 15 minuti la rimonta ospite, marcatori Luppi e Dio. 21 settembre 2019, Lentella la sblocca con Schenetti, nella ripresa gran punizione di Memusciai, era il Pescara di Luciano Zauri. Stesso verdetto il 27 aprile 2021, Entella avanti col solito Schenetti al 91esimo. Il pareggio di Rigoni, ispirato da Valdifiori. In Serie C 0-0 il 17 febbraio 2022, nel primo tempo fendente di Pontisso che si infrange sul palo. L'ultima sfida all'Adriatico, come detto, il 27 maggio dello scorso anno, andata dei quarti playoff. Tantissime emozioni. Avvio di marca ligure, gol di Corbari, quindi in area ospite, infrazione di Tomaselli su Merola e calcio di rigore per i biancazzurri di Zeman. Batte Lescano, Borra intuisce, respinge e compie un autentico miracolo sul tapin, colpo sicuro di Cancellotti. Nella ripresa Entella un passo dallo 0-2, Zamparo timbra il legno alla destra di Plizzari e così il Pescara prima pareggia con Merola e dopo l'espulsione di Lescano, brutto fallo sull'abruzzese di Tollo ed ex biancazzurro Andrea Paolucci, trova il gol del definitivo sorpasso, autore Aloy che subentrato a Craia sfrutta nel migliore dei modi il ricamo di Rafià.